Ciao a tutti ragazzi e ragazze, adesso mi vedete in una versione decisamente più casalinga. Ho due occhi truccati diversamente perché ho girato ieri il video sulla palette dell'ultima uscita in casa Nabla, la Side by Side. E oggi voglio farvi vedere come sia possibile struccarsi da un trucco comunque pesante utilizzando un solo prodotto. Se non mi credete, continuate a guardare il video. Allora, semplicemente prendiamo a disposizione un dischetto di questi in panno morbidi che ci aiuteranno per rimuovere il make-up. Questo ad esempio è della Barò, adesso sì, non dovrei ricordar male, ed è Make-up Remover Pads, è questo qui, è lavabile, come vedete l'ho utilizzato da quando me l'hanno regalato, ovvero a dicembre, è un regalo di mia madrina, ed è ancora pulito, lo lavo con un sapone neutro, poi se vedo che è proprio sporco lo metto in lavatrice e via, e risparmio anche molto sui dischetti in cotone. Il prodotto che voglio mostrarvi, con cui io riesco a rimuovere questo trucco, è proprio questo qua. Di Dior. Allora, è un Oil to Milk Makeup Removing Cleanser. Allora, come lo applico io per riuscire a struccare tutta sta roba che ho in faccia? Semplicemente, il prodotto è a pump, quindi anche molto, molto comodo. Allora, vi faccio vedere più o meno la quantità che ne verso io. Considerate che questo è un trucco molto strong. Lo scaldo leggermente tra le mani e poi semplicemente lo passo in tutto il viso. Chiaramente, come potete vedere, faccio un po' più lavoro un po' di più sugli occhi perché comunque è lì che c'è che c'è il trucco più difficile da rimuovere. Comunque, massaggio delicatamente. Allora, io le lenti a contatto e solitamente tutti gli altri oli che ho trovato per rimuovere il make-up mi appannavano gli occhi e poi dovevo stare 2 ore per fare in modo che ritornasse la mia vista normale. Ora invece guardate qua, apro gli occhi, il trucco si sta sciogliendo e non ho gli occhi appannati. Quindi continuo. Cioè, avete visto come ha praticamente levato il rossetto, adesso vabbè, ce l'ho sparso un po' dappertutto. Continuo con gli occhi e poi cosa faccio? Semplicemente, dopo averlo passato bene in tutto il viso, metto l'acqua calda, faccio scendere l'acqua calda, bagno il panno che vi ho fatto vedere prima della Barò, lo strizzo ma non eccessivamente, ecco qua, e lo passo così su tutto il viso. Ok, poi riprendo il panno, lo strizzo sotto l'acqua in modo che si levi l'eccesso di trucco che ho già tolto. E ad esempio, per levare questa parte sotto gli occhi, lo piego a metà e mi aiuto con questo semplice movimento per rimuovere il make-up. Considerate che oggi ho messo la matita anche all'interno dell'occhio, quindi comunque è più complicato da rimuovere. Con un trucco normale ci impiego veramente 2 secondi a togliere tutto. Allora, facciamo anche l'altra parte. Con delicatezza, nel senso sì, dovete farlo passare sul viso, ma non, cioè, non sfregare eccessivamente. Anche se comunque il panno è molto morbido. Allora, mi aiuto in questo modo per levare gli eccessi di trucco da sotto gli occhi. Adesso, come vedete, il panno è un po' sporco, ma io vi faccio vedere come in pochi secondi prendo un sapone, lo passo sul panno velocemente con un pezzo di sapone neutro. Uso le saponette per pulire questo panno perché mi viene meglio. Allora, scusate che nel frattempo sono praticamente sopra il lavandino e sto lavando il pad di cotone, boh, non so di che materiale sia. Comunque, adesso lo strizzo e vi faccio vedere che il panno torna pulito. Continuo in questo modo a levare il trucco. Allora, a parte che sto amando questo pad perché riesco ad andare bene anche a rimuovere il trucco che si infila qua, all'attaccatura dei capelli, nelle orecchie e sotto il collo.
Poi non so se avete notato, ma praticamente il mio viso è quasi del tutto pulito. Ripeto, è rimasta ancora un po', ho dimenticato di chiudere l'acqua, qualcosa sotto gli occhi, ma perché oggi ho veramente messo un sacco di matita nera. Però vedete che piano piano si riesce a levare anche quella. Ecco qua. Il trucco è completamente rimosso. Adesso io vi saluto. Lavo semplicemente il viso con un detergente che a breve vedrete nei prodotti finiti del periodo. Vi ringrazio ancora per avermi seguito. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un piccolo like se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che come olio struccante ho usato questo della Dior. Questo prodotto non mi è stato assolutamente omaggiato dall'azienda, ma è un prodotto che ho acquistato io. Sono veramente contenta di questo acquisto, infatti sono già disperata perché sta per finire. Comunque, oltre questo, devo mandare un caloroso saluto a Michael, che è una persona veramente dolcissima e che mi supporta sempre. Quindi le mando un grande bacio, ciao Michael, e grazie a tutti per avermi seguito. Buonanotte, dato che io sto per andare a dormire. Per voi non so, forse lo caricherò domani il video, quindi sarà un buongiorno. Ciao ragazze e ciao ragazzi.